Clint Lockwood? Arrivo subito. Porta il tuo cervello, combina guai allo stadio. Come rifiutare un simile invito? Oh no, un uomo gigante mi ha chiesto di uscire. Non posso rifiutare, e c'è una goccia di olio. Allora, che cosa abbiamo? L'aspirapolvere e il tirapugno. Va bene. Vieni qui. Ma perché non muore? Dov'è Steve quando mi serve? Ok. Perché i cosini gommosi resistono a un tirapugni? Vabbè che sono fatti di gomma, per carità, però. Però dai, scusami, ma questa è una zolletta di zucchero. Perché non dovrebbe morire se colpita con un pugno? Ah, però aspetta, questa non è una goccia di olio, è sempre il caffè. È sempre il caffè dell'altra volta. Mi sono fatto fuorviare dalla scritta goccia di olio. Ecco qua, grazie. Ciucciamo ancora un po' di caffè per sicurezza. Ammazziamo l'orsetto. Ciucciamo un altro po' di caffè. Grazie. Prendi quella lucina. Allora, abbiamo quindi le zollette di zucchero in questo livello. Questo vuol dire che l'aspiracose è la soluzione ai nostri problemi di nemici. E questa volta cerchiamo di fare attenzione a qualsiasi zona. Non sei ancora qui? Sono vicino allo stadio ora. Antipatico. Dicevo, dobbiamo fare attenzione a qualsiasi angolo nascosto potrebbe nascondere una zolletta di zucchero. C'è una porchetta gigante qui. Neanche a farla apposta l'ho mangiata ieri, la porchetta. Sapete che non mangiavo una porchetta dall'incirca 2017-18. Non mi ricordo adesso. La mangiavo quando lavoravo in un vecchio ristorante, o meglio, risucchiata! Lavoravo in un simil fast food, dov'è diciamo. Quando mi serve. E praticamente fra i vari panini che facevamo avevamo anche, fra i prosciutti e tutto, anche la porchetta. Io cosa facevo? Praticamente noi la porchetta la dovevamo mettere fresca, diciamo, non dovevamo cuocerla. Io però facevo così: mettevo prima il pane, lo facevo tostare, poi mettevo la porchetta e magari il brie dentro appunto il panino. E facevo di nuovo andare sia il pane già tostato con la porchetta e il brie di nuovo nel forno che usavamo per tostare il pane. Così la porchetta si cuoceva non del tutto, ma leggermente, che gli dava quel, anche un po' quel croccantino che mi piace un sacco a me nel cibo. Ma soprattutto si scioglieva il brie, e il brie e la porchetta scaldata sono una roba incredibile, credetemi. Poi per completare il mio panino ci mettevo quella mostarda al miele, che, mamma mia, di quel posto mi manca solo quello. Non mi manca nulla di quel lavoro se non la senape al miele, che era, oh Gesù, era buonissima. Hanno preso la squadra, Flint Lockwood, e niente squadra, niente partita. Oh no, hanno rubato un giocatore. Gesù, perché? E quella senape al miele era la fine del mondo, io la adoravo. Mettevo quindi pane tostato due volte, che non era duro ma era bello tostato al punto giusto. Risucchiata. Porchetta riscaldata ma buona, croccante. Il brie che non era sciolto del tutto ma leggermente sciolto. Senape al miele e la rucola. Vi dico che era una roba incredibile. È un bombolone alla crema quello. Perché? Perché un bombolone alla crema è dovuto attaccare? Vabbè, non mi sorprendo più di nulla in sto gioco, va bene così. Cosa devo farne col miele? Ah, certo, c'è la fetta di pane. Glug. Allora, madonna mia, era di una... Oh Gesù, ora c'ho fame. E ho appena finito di mangiare. E burp. E burp. Dio mio, ti odio, Flint. Comunque, ma la goccia di...
Buona cosa. Ok, iniziamo a eliminare i passeranti. Stai perdendo tempo, Flint Lockwood. Carica quella macchina, vai, vai, vai. Allora, vai. Allora, calmi tutti. Ciuccia sul caffè. Oggetto preso. Via orsacchiotto numero 1, via orsacchiotto numero 2. Altri panini che facevo in quel posto, vediamo. Avevamo il formaggio cremoso insieme al salmone, che allarme zappettio. Magari qualcuno penserà formaggio e salmone, che schifo. Credetemi, credetemi che facevo un filo di formaggio cremoso più il salmone, la rucola e un pochino di limone. Yeah. Mamma mia, sta venendo fame solo a ripensarci a cosa cucinavo in quel posto. Yeah. Voi magari penserete che appunto limone e formaggio non stiano bene, ma non ne dovevi mettere tanto, ne dovevi mettere la giusta quantità, giusto che finisse sia sul salmone che sul... come si chiama? Che sulla rucola. E che di conseguenza quindi non intaccava il formaggio, rendendolo il tutto un po' acidognolo. Perché il formaggio doveva solo toccare il salmone. E il limone doveva toccare sia il salmone che il che la rucola. Per quello mettevi la rucola sul salmone. Vi dico, ma una roba incredibile. Allora, ciuccia sull'olio. E come vi ho appena detto, di quel posto a me non manca nulla se non appunto la salsa... Ecco, la salsa senape e miele e gli ingredienti, perché io ho odiato lavorare in quel posto, sinceramente, ma non ho mai dubitato della qualità degli ingredienti che usavamo, perché il salmone costava un fottio di soldi, i prosciutti che usavamo comunque erano di qualità, erano importati, aveva veramente... tanto quel posto, ma era gestito da un coglione che era il mio ex capo. Non ho nessuna vergogna nel dire che il mio ex capo era veramente un idiota. Propulsione! Ma più che altro era un po' montato. Era un po' montato perché ogni volta che gli parlavi sembrava che... che stessi parlando con un coglione. Cioè, che ti guardava e sembrava questo un coglione. Cioè... ti dava quell'impressione che quando tu parli lui ti ascolta. Come no. E quel tipo di persone a me stanno veramente antipatiche, perché cioè va bene tutto, ma almeno se uno ti parla portagli un attimo di rispetto. Va bene tutto, ma ho sbagliato. Ecco perché c'è il miele. Risucchiata attivata. Il rispetto. Va bene tutto, va bene che tu sei il capo, va bene che tu c'hai soldi e tutto il resto, ma... appiccicoso! Almeno il rispetto va portato per ovvia ragione. Per ovvia ragione il rispetto non deve mai mancare. In qualsiasi contesto, che sia lavorativo, che sia familiare, che sia amicizia... risucchiata attivata! Nel momento in cui il rispetto manca, non puoi pretendere che le cose siano normali. Non puoi neanche... come posso dirlo? Arrabbiarti, perché veramente se tu manchi di rispetto e pensi di essere anche nel giusto, il che è peggio, non hai diritto di poterti arrabbiare. Non ne hai proprio motivo, perché sei nella parte del torto e devi stare solamente che zitto. Allora, 28 zollette di zucchero, ce ne mancano due. Una è qua e l'altra lì. Perfetto, livello completato. E io ho bisogno di ancora del caffè. Yeah. Allora, prima di tutto, ecco fatto. No, ho ciucciato l'olio. Aspira. Ecco fatto. Vediamo, altra roba che facevamo. E sputa. Ecco, una cosa che io non concepivo, ma uno potrebbe dire, ma è così in qualsiasi ristorante o fast food. Il prezzo di un prodotto rispetto al suo corrispettivo che puoi farti da solo. Cioè, nel senso, uno mi può rispondere: ok, ma scusami, grazie al ciufolo che se ti fai tu un hamburger per dire ti costa meno che comprarlo al fast food. E io ti dico, vabbè, c'hai ragione. Però, finché vai al fast food che fai hamburger, ha un senso perché sono fatti in modi talmente particolari. Pensavo fosse volato via. Pensavo di aver fallito la missione.
Finché dice appunto vai al fast food e ti fai l'hamburger, che a casa difficilmente potresti farlo nello stesso modo, perché già anche per dire solo le salse ce l'hanno solo in quei posti lì. Ci può stare. Però per esempio in un fast food come era il mio, che alla fine facevi un panino con anche il prosciutto, che magari sì, esportato, tutto il resto che era di qualità, per carità, però le dimensioni secondo me non valevano il prezzo. Io è sempre quello che ho detto di quel posto. Non ci avessi lavorato, non avrei mai mangiato quelli. Ma appunto non per la qualità, non per la qualità, ma per il prezzo. E appunto piuttosto uno si fa 2 euro di prosciutto al salumiere, si compra un chilo di pane e quel prosciutto, quel pane gli rimane per più di una volta sola e sei anche contento. Ce ne andiamo! E questo l'abbiamo completato al 100%. Ehi, la squadra ha messo le ali! Siamo giusto in tempo. Aiuto, sto cadendo! Si spacca la faccia sul pavimento. A posto, Flint Lockwood. Sei ancora in tempo per rimediare. Grazie. Grazie dei sensi di colpa. Vediamo. Allora, io cosa posso potenziare? Punterei alla forchetta, visto che mi avevate detto del tornado di spaghetti che avete avuto difficoltà a sto punto. Magari con la forchetta più forte ce la facciamo easy. Non so quando arriverà questo tornado di spaghetti, però già che ci siamo, potenziamola. E vediamo. Allora, più lo guardo, più mi sembra un estintore sto oggetto. Non so perché, non so neanche... Aspetta! Fammelo rivedere un secondo. Ah, ma aspetta... Che tra l'altro, scusami, te lo fa vedere lì. L'oggetto è là sopra. Credo che sia la bomboletta, quella per le scarpe, quella che lui a inizio film fa vedere che se la spruzza sui piedi si crea delle scarpe che sono indistruttibili. Se ho ragione, dovrebbe essere l'oggetto con cui poi a fine film lui ferma la macchina. Però a questo punto non so se mi serve davvero per il finale o no. Vedremo.